Allora, Presidente, linea 6, il trasporto pubblico a Napoli e in Campania aumenta, immagino che lei rivendicherà i soldini messi dalla Regione, anche in questo caso. Mi pare un atto elementare di correttezza, qui a Napoli non c'è l'abitudine di dire chi finanzia le opere. Questa linea 6 è finanziata per 43 milioni di euro dal Comune, per 118 milioni dallo Stato e per 558 milioni dalla Regione Campania nei diversi periodi. Quindi è un finanziamento fondamentalmente della Regione Campania. Dobbiamo sapere che è un'opera bellissima, abbiamo verificato le varie stazioni, c'è in particolare questo lavoro fatto dall'architetto Umberto Siola che merita davvero un grande apprezzamento. Ovviamente bisogna sapere che il servizio parte ma in maniera incompleta, ecco. Diciamolo subito, altrimenti la gente si aspetta che sia un servizio perfetto, non è così, è un'inaugurazione. Sarà attivo il servizio fino credo alle 13 o alle 15, non mi ricordo, ma in orario 15:30, quindi, e soprattutto i treni sono quelli ancora di 30-40 anni fa, perché sono in produzione da Itachi. Quindi è chiaro che c'è una condizione per quanto riguarda la fruibilità della metropolitana che è un po' precaria ancora, quindi bisogna avere un po' di pazienza, però è un'opera bellissima dal punto di vista architettonico, dal punto di vista artistico, ma conferma ovviamente che quando lavoriamo seriamente le opere le facciamo. Qui veniamo da 10 anni di lavori e non è una cosa di oggi. Poi dobbiamo fare attenzione a un tema che è diventato decisivo, l'uso dei fondi europei e dei fondi di coesione. Noi abbiamo invitato, noi Regione Campania, i rappresentanti dell'Unione Europea e del Dipartimento di Coesione, proprio perché siamo il principale finanziatore dell'opera come Regione. E ovviamente gli ispettori dell'Unione Europea vengono a verificare l'uso dei fondi europei. Quindi siccome abbiamo investito qui 558 milioni di euro, ci tenevano a verificare. Devo dire che sono rimasti meravigliati per la bellezza dell'opera, ma anche perché abbiamo dimostrato che riusciamo a impegnare i fondi europei. Dobbiamo proseguire così. Qualcosa manca ancora per il finanziamento dei vagoni nuovi. Manca ancora un po' di risorse, mancano risorse per il deposito, va allargato il deposito a Campeglia, altrimenti non c'è dove parcheggiare i treni. Insomma, è chiaro che è un passo importante, ma è un primo passo. Presidente, un lavoro di squadra conta, il lavoro di squadra tra istituzioni conta, è importante per realizzare opere come queste? Sì, quando il lavoro di squadra è inteso come lavoro rispettoso per le competenze reciproche. Quando il lavoro di squadra significa fregare i soldi degli altri, no, non è un lavoro di squadra, è un lavoro di furbizia. Lei ha avuto modo di verificare che ieri abbiamo assistito alla sigla dell'accordo di coesione, ma hanno avuto tutti il pudore a dire che quel 1,2 miliardi è della Regione Campania. Bisogna dirlo con chiarezza, non è uno scandalo. Così come bisogna dire con chiarezza che lo Stato, il governo, su Bagnoli non ci ha messo neanche un euro, chiaro? Cioè i fondi di coesione sono distribuiti alle regioni e ai ministeri. I fondi dei ministeri non sono stati impegnati neanche per un euro su Bagnoli. Allora, benissimo, bisogna sapere che quando togliamo fondi all'accordo di coesione, beh, questo finisce per danneggiare l'insieme dei comuni. La mia idea era di chiedere al governo di stanziare perlomeno una metà di fondi del governo anche su Bagnoli per evitare di togliere risorse all'insieme dei territori e dei comuni della Campania. Non è andata così. Tuttavia, preso atto che si è andato in questa direzione, io credo che adesso dobbiamo cogliere l'occasione dei Bagnoli per fare un intervento davvero di valore storico dal punto di vista ambientale, dal punto di vista produttivo, dal punto di vista architettonico. La Regione sarà attenta, verificherà l'andamento dei lavori, anche perché, ripeto, siamo l'unico soggetto finanziatore, l'unico, 1,2 miliardi presi dal fondo di coesione. Quindi seguiremo con attenzione, con spirito collaborativo,
cercheremo di fare di tutto perché sia un progetto di riqualificazione di valore internazionale. Io credo per esempio che dovremmo varare un concorso di idee internazionale, so che c'è già un master plan, ma non credo che siamo ancora oggi all'altezza di quello che si richiede a Bagnoli. Bagnoli è uno dei posti più belli del mondo e quindi bisogna pensare un grande master plan, un grande progetto di architettura contemporanea che tenga dentro ovviamente funzioni produttive, ma che sia un esempio di valore internazionale di trasformazione urbana. Oggi siamo impegnati in questa sfida, quindi lavoreremo perché la sfida di Bagnoli sia vinta. Avete visto ieri, mi hanno chiamato pure a fare una fotografia alla fine. È importante. Questa è la fotografia più costosa del mondo, mi costa 1.200.000.000. Presidente, tipo dice, il Salvator Mundi di Leonardo da Vinci, vi ricordate? Ma oggi era atteso anche Salvini, tra l'altro. Non lo so, non credo perché ha gestito la società della metropolitana. No, ma non credo, non avevo notizia di Salvini. Già è venuto, era a Capri. Sì. Cantava soldato innamorato. Presidente, sì. Le volevo chiedere, con la chiarezza che la contraddistingue, il comune dice la regione dà pochi soldi al comune per la ANM, per il trasporto pubblico locale. Ci sarà la possibilità di aumentare questo budget per il comune? Caro ragazzo, potrei rispondere come ha risposto il ministro Fitto. Non c'è nessuna legge che ci obbliga a finanziare, noi già finanziamo per il 60% il trasporto pubblico locale, in questo caso l'aumento dei costi di gestione è di 6 milioni di euro, siccome siamo già a metà anno, su proposta dall'ANN, quindi non sono arrivate le informazioni al vertice politico, diciamo così, noi abbiamo finanziato per il 50% questi 6 milioni. Quindi, come sa il gestore dell'ANM, l'assessore Cosenza, su richiesta del Comune abbiamo finanziato al 50% perché siamo a metà anno. Poi per il resto è questa storia, rivolgersi sempre alla Regione quando mancano i soldi, pure è curiosa. Quando poi bisogna combattere per avere i fondi per il Sud, c'è il vuoto. Cari ragazzi, il mondo è complicato. Ma andiamo avanti. Che visione lei lo vedrebbe, diciamo, in questa regione, no? Cioè, ma credo che stiamo andando avanti bene per quello che riguarda la regione, ovviamente, in modo particolare Eave Circumvesuviana, Flegrea, Cumana. Siamo partiti da sotto zero, non da zero, da sotto zero. Siamo partiti a 700 milioni di debiti di Eave che abbiamo risanato. Non c'era nessuna gara né per l'armamento ferroviario, né per i pullman, né per i treni. Nonostante i 3 anni di Covid abbiamo varato il più grande piano di investimenti al trasporto pubblico locale d'Italia. Un po' di pazienza per avere i treni nuovi sulla linea circumvesuviana. Già sulla Cumana, Circumflegrea andiamo bene, c'è un ottimo servizio. Abbiamo già acquistato 60 treni nuovi. Dati all'EAV, dati alle Ferrovie dello Stato, dobbiamo completare la rete metropolitana e dobbiamo completare ovviamente il rinnovo dei treni e dei mezzi pubblici. Il lavoro è in corso, per quello che ci riguarda, più di quello che stiamo facendo, era davvero impossibile fare. Grazie. Presidente, intanto c'è Legambiente che protesta, dice 5 km di ferrovia per 40 anni, ci hanno messo 40 anni, sono inutili e dannose, che si risponde a... Stanno qua di fronte? Non lo so quali sono le valutazioni di merito, valutiamole, sinceramente per quello che stiamo vedendo non ho questa sensazione. Ovviamente una grande infrastruttura della mobilità può anche determinare problemi, questi problemi vanno verificati con grande attenzione, nel merito e dialogando, però io credo che una rete metropolitana sia essenziale per avere anche una mobilità sostenibile. Ovviamente oggi sulla linea non c'è l'aria condizionata, preparatevi con i ventagli, se no non ci andiamo. Vi squaglierete, meglio qui. Presidente, ieri ha detto
quei 2 sottratto ai 6, chiaramente cambia il programma e sta alterando delle cose, tra cui ci sono anche molte cose che riguardano la città di Napoli. Intanto sulla città di Napoli c'è 1.200.000.000 di euro, poi abbiamo altri 200 milioni di cofinanziamento per i campi Flegrei, è l'unico esempio al mondo nel quale per problemi di disastri ambientali caricano i fondi sulle regioni. Mica quando c'è il terremoto dell'Aquila paga la regione Abruzzo, no, paga lo Stato, in Emilia paga lo Stato. Quindi abbiamo accettato anche di cofinanziare, ma già avevamo in previsione 100 milioni per la viabilità nei campi Flegrei. Poi c'è stato chiesto di finanziare per altri 100 milioni il Real Albergo dei Poveri. Io mi ricordavo che era stata fatta una conferenza stampa l'8 marzo dello scorso anno, 1 anno e mezzo fa. Poi si sono accorti che mancavano 100 milioni di euro e ce li siamo caricati pure questi. Allora, credo che a Napoli noi concentriamo complessivamente 3 miliardi di euro di investimento. È una cosa unica in Italia. Poi per il resto dobbiamo sapere che abbiamo in Campania 550 comuni. In questo momento la mancata sigla dell'accordo di coesione blocca 400 milioni per le opere di viabilità destinate ai comuni, blocca tutto il comparto della cultura, dello spettacolo, del teatro, della musica, blocca interventi di consolidamento idrogeologico, blocca gli interventi di finanziamento dei porti regionali. Quindi è evidente che non muoversi significa avere un primo danno, perché dopo un anno di tempo i costi dei cantieri sono aumentati del 20% perlomeno, ma soprattutto se si attinge ai fondi di coesione della regione, è evidente che se parti con 2 miliardi in meno devi tagliare da qualche altra parte. Il motivo per cui avevamo sollecitato un'altra linea su Bagnoli era questo: siccome è un sito di interesse nazionale, utilizziamo i 13 miliardi di euro di fondi di coesione di competenza del governo, perché i fondi di coesione sono destinati alle regioni e ai ministeri. Utilizziamo almeno quelli, almeno in parte, perché quello che togliamo sul fondo di coesione è chiaro che ha una ricaduta sul resto dei comuni. Però, ripeto, questa ormai è storia passata. Abbiamo accettato di andare avanti perché il governo non ci ha messo neanche un euro. Bagnoli è un'opera strategica, controlleremo che non si perda altro tempo, ovviamente, e controlleremo soprattutto la qualità degli interventi che vengono fatti a Bagnoli. Per quello che mi riguarda, dobbiamo fare di Bagnoli un esempio di valore mondiale di trasformazione urbana, dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista delle funzioni produttive.